Andrea Pietrundi, allenatore dello Sporting Campobasso, coronato una stagione fantastica, 3-2 in finale su un Torre Maggiore che non è mai domato, poi alla fine vittoria comunque meritata vostra. Credo di sì, onestamente, per come abbiamo giocato, per come è stata approcciata la partita, i ragazzi hanno fatto capire subito che volevano questa promozione, volevano questa vittoria per riscattare anche quell'8-0 della semifinale di ritorno di Coppa, dove siamo andati praticamente purtroppo senza 5 giocatori fondamentali. Poi si è aggiunta comunque una settimana di Caddeo che c'aveva l'influenza, quindi siamo andati lì purtroppo senza potercela giocare almeno ad armi pari. Credo che i ragazzi dal primo all'ultimo hanno dimostrato veramente la voglia di poter andare a festeggiare sotto una cornice di pubblico così importante, non capita tutti i giorni, e soprattutto una Serie C regionale, una finale con tutta quella gente è veramente motivo di orgoglio, soprattutto per il nostro movimento che speriamo cresca ancora di più. Riassumendo i 60 minuti, siete partiti bene 1-0, 2-0, poi loro gioca a 5 e vi ha messo un po' in difficoltà. Sì, ovviamente quando arrivi a quei minuti dove un po' di lucidità ti manca, ci sta. Loro ovviamente hanno qualità, hanno giocatori che fanno la differenza e ce l'aspettavamo. Però a inizio partita, se mi avessero detto che stavo 2-0 a 5 minuti dalla fine, ci avrei messo la firma. Quindi ben venga. I ragazzi, nonostante tutto, veramente hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Un po' di lucidità sicuramente è mancata, però anche in quei 5 minuti era importante portare a casa la vittoria, anche in maniera sporca, anche in maniera un po' fortunosa, però i ragazzi l'hanno voluta vincere, l'hanno vinta con l'atteggiamento, con l'aggressività, con la voglia, e non posso veramente dire nulla se non grazie. Mister, coronato una stagione veramente lunga, difficile, come hai detto tu, tanti infortuni, un po' di complicanze durante la stagione, però un format anche un po' diverso quest'anno, veramente alla fine non avete fatto niente fino a questa finale. Beh, è avvincente sicuramente, cioè è stata un'annata vissuta di alti e bassi, gli infortuni ci hanno condizionato e non poco, però la rosa era stata allestita veramente di una qualità su dei 18 persone, anche se a volte ci siamo ritrovati a allenarci anche a 8, poi sono stati tutti infortuni gravi, nulla di muscolare, quindi diciamo, ci sembrava che non era la nostra stagione, anche dopo aver perso la semifinale di Coppa. Siamo stati bravi, sono stati bravi i ragazzi a ritrovare lucidità, a ritrovare motivazioni, hanno fatto cerchio tra di loro, si sono messi a disposizione, hanno lavorato, hanno voluto sempre di più, e credo che si è visto, perché aspettavamo veramente con ansia questa partita per dare tutto quello che avevamo. I ragazzi, ripeto, in 60 minuti, tolto gli ultimi 5 minuti, credo hanno dimostrato la netta superiorità. Ultima cosa, hai parlato di rosa allestita bene. L'anno prossimo Serie B, campionato diverso, avversari diversi, si alza anche l'asticella, la rosa va bene anche così, perché è un mix di giovani e anche giocatori esperti che hanno vinto tanti campionati, però qualche innesto forse va fatto. Assolutamente sì, il campionato nazionale ovviamente è un'altra categoria, quindi sicuramente la nostra squadra già è competitiva così, veniamo a un vantaggio che comunque portiamo un roster già da 2 anni, quest'anno l'abbiamo rinforzato e l'anno prossimo, se c'è la possibilità, la rinforzeremo con altre 2-3 pedine, vedremo. Ora onestamente non ci penso nemmeno ancora, forse non riesco ancora a capire che abbiamo vinto una partita così importante. Ci riprendiamo una settimana di pausa e poi penseremo all'anno nuovo.